In 4 anni il costo del pomodoro fresco è passato da 87 euro a tonnellata agli attuali 150, quasi il doppio, una corsa all'aumento che si riflette sugli scaffali di supermercati dove il prezzo medio della passata di pomodoro è arrivato a 1,60 euro contro 1,31 euro dell'anno precedente, un impatto devastante sull'economia anche in Campania. È iniziata la campagna di trasformazione del pomodoro 2023 nelle aree come quella del San Marzano e anche quest'anno all'insegna delle difficoltà. Le incognite sono sempre tante, lo scenario socio-economico rischia di incidere in maniera significativa sulla sostenibilità economica del settore. Da un lato la costante crescita dei costi di produzione, in particolare quelli della materia prima e degli imballaggi, dall'altro la contrazione dei consumi generata dalle tendenze inflattive avranno certamente effetti molto negativi sulle marginalità delle imprese. Una combinazione di fattori dunque che preoccupa notevolmente uno dei comparti più rappresentativi e importanti dell'industria alimentare italiana. Per questa campagna di trasformazione in Italia sono stati messi a coltura circa 68.600 ettari, con una parte importante nella nostra regione, con un incremento del 5% rispetto al 2022. Sulla base di questi dati, considerato le rese storiche, è possibile prevedere una produzione di circa 5,6 milioni di tonnellate. Naturalmente si tratta di stime, il volume delle produzioni dipenderà sia dalle rese agricole che da quelle industriali, anche in ragione della qualità della materia prima conferita, quella in Campania è tra le prime in Italia. Permane l'incognita maltempo, col rischio del continuo susseguirsi di eventi estremi che hanno già avuto e potrebbero ancora avere importanti effetti sulle coltivazioni e quindi sulla produzione industriale. Quella del pomodoro da industria rappresenta la più importante filiera italiana dell'ortofrutta trasformata, con un fatturato complessivo di 4,4 miliardi di euro, 3,3 miliardi generati dalle aziende associate ad Anicav, riveste un ruolo strategico e di traino nell'economia nazionale, impiegando circa 10.000 lavoratori fissi e 25.000 lavoratori stagionali, cui si aggiunge la manodopera impegnata nell'indotto. L'Italia, terzo trasformatore mondiale di pomodoro dopo gli Stati Uniti e poco distante dalla Cina, resta primo trasformatore di derivati destinati direttamente al consumo finale e rappresenta il 14,8% della produzione mondiale, pari a 37,3 milioni di tonnellate e 56,5% del trasformato europeo. La Campania e la provincia di Napoli sono tra gli indiscussi protagonisti.